Il motore di questo progetto dedicato alle Dolomiti dell'UNESCO è stato proprio l'UNESCO, cioè la decisione da parte di questo organismo dell'ONU di considerare le Dolomiti un patrimonio dell'umanità. È da allora che è cominciato un cammino che ha messo un po' di tempo per concretizzarsi, anche perché è dovuta nascere la fondazione per arrivare a realizzare il progetto. La spallata finale l'ha data la fondazione. E soprattutto la fondazione ha condiviso quello che era lo spirito con cui si voleva lavorare, qual era la linea editoriale che si voleva seguire nel progetto, e cioè raccontare le Dolomiti non più a compartimenti stagno come è stato fatto per anni, ma finalmente come un bene comune, come un unicum, esattamente come l'UNESCO vuole che vengano valorizzate le Dolomiti. I criteri che sono stati seguiti per realizzare poi questo progetto sono innanzitutto i criteri dell'UNESCO, e cioè il fatto di considerare le Dolomiti un bene prezioso soprattutto per la storia geologica, la storia geomorfologica, non solo di queste montagne ma della terra intera, e poi insieme anche la bellezza sublime di queste montagne. Due criteri che in qualche modo interagiscono fra di loro, e proprio intorno a questi due criteri noi abbiamo sviluppato i sei temi. La prima puntata è dedicata appunto alla storia geologica, la seconda anche alla storia della conquista di queste cime, che in qualche modo è legata alla scoperta, no? E la terza dedicata a quanto e come le Dolomiti sono state la fonte di quello che è il fascino sublime, cioè una fonte di ispirazione per gli artisti in tutti i campi. La quarta puntata ovviamente è dedicata all'ambiente, al valore dell'ambiente, che anche quello ha contribuito, no, alla decisione dell'UNESCO, e i popoli che vivono, la quinta puntata è dedicata a loro, i popoli che vivono queste Dolomiti, e infine anche un'occhiata al futuro, e cioè come e quanto il turismo può incrinare questa bellezza naturale e geologica e come invece può contribuire a farla conoscere a tutto il mondo.